Amici di Startup, state cercando il posto giusto per voi per andare a vivere, per fare un investimento, per andare a lavorare? Allora parliamo di una piattaforma interessante che fa il caso vostro. Si chiama Colori e ne parliamo con l'architetto Nicola Pisani. Benvenuto. Grazie Katia. Di cosa si occupa questa piattaforma e non a caso ho parlato di spazi? Perché? Sì, Colori è una piattaforma web che sfrutta l'enorme mole sempre crescente di dati georeferenziati per restituire una profonda conoscenza del contesto di qualsiasi immobile o area in realtà nel mondo, restituendo anche indici di qualità per vivere, aprire un'attività o diciamo tempo libero e cultura, ma con un'interfaccia molto semplice. In tre semplici clic, senza dover essere un esperto, è possibile ottenere analisi e risultanze di quasi 1 milione fra appunto dati georeferenziati e misurazioni di accessibilità, distanze, eccetera, eccetera. Questa piattaforma nasce un po' da un'esigenza alla quale tu sei particolarmente sensibile, essendo un architetto, tra l'altro. Eh sì. Da questa esigenza e da un cambiamento anche è nata questa idea. Esattamente, quello che come appunto osservatore, io sono 15 anni circa che lavoro nel settore appunto della progettazione urbana, ma anche immobiliare, quindi della valorizzazione. Quello che sta succedendo è che sempre di più la concentrazione dell'utente finale, che sia appunto uno spazio di lavoro, un cittadino, non è tanto sul bene di per sé, l'immobile, quanto sul tipo di esperienza, di servizio che in qualche modo può ottenere. E se pensiamo nell'ambito urbano, questo ovviamente tiene conto in senso lato di ciò che lo circonda, accessibilità, servizi, negozi. Questo cambio di paradigma vero e proprio, cioè dalla centralità del possedere all'utilizzare, che è già successo in altri settori, se pensate appunto Airbnb è uno dei più grandi player di ospitalità e non ha un immobile proprio, Uber sulla mobilità privata e non ha un'auto propria, ma sono piattaforme che gestiscono la qualità del servizio, che è quello diciamo che poi interessa l'utente finale. Bene, nel mondo del real estate questa cosa sta succedendo in alcuni settori più di altri, tipo appunto uffici, case per lo studenti, ci sono dei settori che sono un po' più mobili e quindi hanno... però manca una tecnologia a supportarlo e qua è vero. Diciamo... E qui subentrate voi con questa piattaforma che tra l'altro è rivolta a chi? Per la sua semplicità è rivolta a tutti? Sì, fondamentalmente noi partiamo a supportare diciamo il lato di chi lavora sull'offerta, no? Quindi investitori, professionisti, consulenti diciamo del settore immobiliare che investono e che valorizzano immobili o aree. Però proprio perché alla fine il tema è accorciare la distanza con le nuove necessità e dialogare in modo nuovo con l'utente finale, che non è più interessato al bene ma è interessato a che utilizzo ne può fare, e ognuno di noi ha uno stile di vita o una necessità di business diversa, noi utilizziamo queste mappe tematiche, la possibilità di ognuno di filtrare diciamo secondo il proprio appunto stile di vita o necessità il tipo di analisi o il tipo di informazione che vuole rispetto al contesto per esempio di quell'immobile. E alla fine diamo anche uno strumento di dialogo proprio con l'utente finale, quindi è verso i professionisti, verso quel mondo lì, ma alla fine connette anche all'utente finale, quindi è diciamo una sorta di marketplace dove entrambi poi i lati stanno insieme. E tra l'altro cucendo proprio su misura, grazie proprio a questo sistema anche di filtri che fanno sì che comunque chi si avvicina a questa piattaforma possa essere in grado davvero di trovare la soluzione ideale. E c'è comunque una differenza, perché allora uno potrebbe immaginare un po' quelle piattaforme immobiliari con filtri di ricerca, ma c'è una differenza sostanziale tra queste piattaforme e la vostra. Esattamente, questo è uno dei punti centrali anche della nostra proposta di valore, nel senso che se voi pensate, insomma, tutti voi avrete avuto esperienza anche diretta di cercare nei portali immobiliari, bene, Lì effettivamente le informazioni che io riesco a recuperare sono informazioni relative al bene di per sé, metri quadri, luminoso, non luminoso. Informazioni molto puntuali. Molto concentrate sul bene di per sé, in sé. Però ripeto, se io ho una famiglia, se io sono uno sportivo, se io voglio, come dire, nella mia routine quotidiana voglio avere certe cose più vicine di altre, o magari mi sto trasferendo in una città che non conosco, o appunto esigenze di più flessibilità,
Beh, allora a quel punto noi interpretiamo questa cosa partendo non più da un elenco, ma dalla possibilità di descrivere le proprie necessità in termini di spostamenti, cose che vuoi vicine, e gli algoritmi raccolgono e riconoscono tutti questi dati e trovano i posti della città che corrispondono a queste esigenze. A quel punto, dentro queste aree, e spesso si scoprono luoghi, anche opportunità nascoste, questo è molto interessante lato anche investitore, perché insomma i luoghi centrali e noti della città, ma poi esistono altri luoghi che hanno le stesse potenzialità ma non si conoscono perché si guardano sempre con un altro occhio. Bene, quindi a quel punto l'algoritmo recupera questi spazi che corrispondono alle singole esigenze, li propone, e se lì dentro i nostri famosi clienti che offrono hanno qualcosa, evidentemente poi gli si crea un link classico verso poi il portale di ciascuno. Voi siete una startup molto giovane, ma con già dei traguardi importanti raggiunti, perché lavorate anche a livello europeo. Sì, esatto, corretto. Diciamolo. No, ma la cosa, questa è stata anche una strategia, nel senso che noi abbiamo deciso di partire con la possibilità, oggi la nostra piattaforma fondamentalmente assicura una copertura globale, cioè qualsiasi analisi standard può essere fatta in qualsiasi posto del mondo. Okay. Quindi siamo già partiti con un'idea europea barra globale e fortunatamente in questa prospettiva appunto siamo già coinvolti in progetti europei finanziati dalla Commissione dentro diciamo i programmi Horizon 2020, quindi stiamo già lavorando con Spagna, Francia e anche Turchia proprio su dei progetti, sì, specifici, e comunque sia diciamo che essendo poi paesi europei anche un po' più avanzati tecnologicamente sul settore real estate, anche con dei player privati stiamo iniziando a... Non poco, non è assolutamente poco. Grazie a Colori, grazie all'architetto Nicola Pisani e complimenti per questo progetto. Grazie mille a voi. Grazie. Il mondo dell'edilizia è un mondo in continua evoluzione e tra l'altro da adesso con un'evoluzione in più. Parliamo di Walls con Valentino Fantini. Ciao, grazie, Valentino. Ciao a tutti. Allora, la vostra startup parla di edilizia, un'edilizia innovativa e altamente performante. Sì, un'edilizia innovativa, sostenibile e volta alla nuova normativa che entrerà in vigore nel 2021. Quindi perché tutti gli edifici... nel 2021 succede qualcosa di particolare. Qualcosa di molto importante. Tutti gli edifici dovranno essere ad energia quasi zero, quindi consumare pochissima energia, quasi zero. Io mi sono accorto di questa cosa da costruttore ancora una decina di anni fa e ho cominciato a cercare dei sistemi costruttivi che mi permettessero di fare questi edifici, quindi costruirli magari anche semplicemente, senza troppe problematiche. E ho cominciato a utilizzare dei prodotti che c'erano sul mercato. A un certo punto mi sono reso conto che dovevo fare un prodotto mio. Serviva un passo, esatto, in più avanti. Un passo in più e quindi da necessità virtù mi sono messo a studiare e con i miei soci abbiamo creato questo brevetto che permette appunto la costruzione di questi edifici molto facilmente. Ed è un brevetto proprio della tua startup. Sì. Entriamo proprio nel merito, di cosa si tratta? Allora, è un brevetto che sostanzialmente racchiude un sistema costruttivo. Questo sistema costruttivo è un semi prefabbricato che viene prodotto completamente da noi in stabilimento e poi installato dalle imprese di costruzioni locali. Nasce anche con questo intento, quindi oltre a costruire edifici ecosostenibili, questi edifici li facciamo costruire alle imprese di costruzioni, che si troveranno, come noi, ad avere questa problematica nel 2021, quindi dover costruire edifici molto performanti. A proprio così, riguardo questo sistema di edificio con tutta una serie di attenzioni e tutta una serie di valori in più rispetto al modo in cui siamo abituati a costruire, questi pannelli, questi muri, perché poi l'edificio viene proprio modellato sulla base del progetto e questi pannelli vanno a costruire l'edificio che è antisismico, anzi, sì, volendo essere proprio precisi, è sismo resistente. Sì, anche questa grossa particolarità. Sono edifici progettati per resistere al sisma e poter essere utilizzati da subito, magari anche non evacuati. Da normativa gli edifici possono rompersi per resistere al sisma, l'importante è che siano sicuri in fase di evacuazione. Devono resistere il tempo necessario, esatto, per evacuare l'edificio. Nel nostro caso, in questo caso diverso. Sono progettati per rimanere in piedi e non lesionarsi. Quindi di solito dopo i terremoti il secondo dramma è doversi costruire la casa. Il secondo dramma non ci sarà nel primo, quindi della
della tragedia e neanche la seconda. Quindi già questo vi fa capire il sistema di costruzione e anche la qualità di questo modo di costruire. E poi, non da poco, anche il discorso di ecosostenibilità. Assolutamente, sì, sono edifici che non emettono CO2, non hanno gas, consumano pochissima corrente, una lavatrice, ok? Che ad oggi è impensabile una cosa del genere. Sono edifici, per dare due numeri, sono edifici che invece di avere i classici 10 cm di isolante ne hanno 50. Quindi parliamo di mezzo metro di isolamento termico. Comunque, questo sistema, il tuo brevetto, è un brevetto che si applica su edifici nuovi, quindi chi vuole costruirsi una casa ex novo può utilizzare il tuo brevetto. Ma c'è tutto un discorso anche di preesistenze, di edifici storici, l'Italia poi, la situazione è questa. Allora in questo caso come approcciate? In questo caso ci abbiamo pensato molto finché ci siamo incontrati con degli altri matti come noi che hanno fatto un brevetto per la riqualificazione del patrimonio esistente. E quindi avete creato questa sinergia con questa azienda che ha un brevetto. Produciamo tutto quello che serve per efficientare gli edifici secondo questo brevetto, che permette di efficientare in un colpo solo gli edifici dal punto di vista sismico e termico senza entrare all'interno dell'edificio, quindi solo dall'esterno. E quindi in questo modo avete risolto un po' il problema degli edifici nuovi ma anche degli edifici preesistenti. E avete risolto anche un altro problema, che è quello della preparazione delle aziende per installare questo meccanismo. Tutta questa innovazione va spiegata e va sostenuta, quindi abbiamo creato un'accademia all'interno dell'azienda dove andiamo a formare sia i progettisti sia le imprese di costruzioni a costruire questi edifici con questi sistemi e li accompagniamo verso il 2020, anche d'oltre. E questo vi permette anche di portare il vostro brevetto in giro proprio per l'Italia, ma per l'Europa. Anche per l'Europa. Noi intanto per il momento abbiamo costruito in Italia e in Svizzera, stiamo trattando alcuni stabilimenti in giro per il mondo. Insomma, questa necessità è mondiale, globale, non è solo italiana. Ecco, adesso abbiamo capito bene il perché anche di questo nome, Walls. Walls for Green Walls. Spiegato il progetto, capiamo ancora meglio il perché di questo nome. Grazie allora a Valentino Fantini e grazie a Walls. Grazie. Per chi cerca casa, ma per chi anche vuole così venderla, una startup che affronta il tema dell'immobiliare in maniera particolare, diversa un po' dal solito, forse inusuale rispetto a come siamo abituati a concepire quelle che sono le piattaforme di vendita di immobili. Parliamo di Casavo con Giorgio Tinacci, benvenuto. Ciao a tutti. Allora, ciao. Di cosa si occupa la tua startup? Casavo è una piattaforma di cosiddetto instant buying immobiliare, è un termine coniato nei mercati anglosassoni, e quello che facciamo è offrire un servizio di vendita innovativo al consumatore che vuol vendere il proprio immobile. Cioè, anziché andare attraverso il processo di compravendita residenziale classico che prevede tempi lunghi, un impiego di risorse e di tempo per far visitare il proprio immobile e comunque un processo che genera incertezza e stress perché uno non sa alla fine quando vende e a che cifra vende, noi garantiamo di fargli vendere il proprio immobile direttamente a noi entro un massimo di 30 giorni, facendo noi direttamente un'offerta d'acquisto al consumatore, dopodiché siamo noi come Casavo, quindi come società immobiliare, a prenderci carico del rischio finanziario e di valorizzare l'immobile per trovare l'acquirente finale. E questa cosa già stupisce molto, perché voi vi proponete come acquirenti diretti e tra l'altro risolvendo il tutto in 30 giorni, che quando si tratta di vendere casa è un tempo quasi da sogno, perché difficilmente si riesce a vendere in così poco tempo un immobile. Voi acquistate quindi la proprietà e questo lo fate sia con il privato ma anche con le agenzie immobiliari. Sì, diciamo che noi appunto garantiamo, azzerando sostanzialmente i tempi di vendita, di liquidare entro massimo 30 giorni l'intera cifra pattuita dal notaio, e questo lo facciamo su due canali appunto. Da un lato il cliente privato può andare sul nostro sito www.casavo.it, inserisce i dati del proprio immobile e richiede un'offerta d'acquisto. Già sul sito ha una prima indicazione istantanea di quello che è il valore del proprio immobile a livello di mercato. L'altro canale che invece utilizziamo è quello in collaborazione con le agenzie immobiliari sul territorio, dove sostanzialmente l'agenzia può offrire un nuovo servizio al cliente, quindi se ha un consumatore che appunto vuol vendere la propria casa e lo vuol fare in tempi veloci,
ha sempre un compratore industriale, tra virgolette, che siamo noi, Casavo, che può fare un'offerta d'acquisto nel giro di 48 ore al cliente dell'agenzia. Tempi molto molto stretti. E tra l'altro, poi una volta che avete l'immobile, voi fate una cosa che può interessare appunto chi vuole comprare casa invece. Sì, quello che facciamo sostanzialmente è valorizziamo l'immobile investendo anche in ristrutturazione, in marketing, più o meno estensivamente, cercando di dare un senso alla storia un po' di ogni immobile che trattiamo, e lo ricommercializziamo subito per trovare l'acquirente finale. Anche questo lo facciamo tramite le nostre agenzie partner, quindi chi vuol comprare casa può vedere da un lato sul nostro sito tutti gli immobili che abbiamo in portafoglio, oppure sui canali tradizionali dove le agenzie nostre partner appunto promuovono gli immobili che abbiamo in vendita. Quindi anche l'immobile stesso poi si fa vedere nell'abito migliore, certo. E non è poco anche certo. Questo, soprattutto sì, per chi vuole occupare in maniera immediata l'abitazione. Allora, voi avete iniziato a lavorare con delle città in particolare. Sì. Ad oggi siamo attivi a Milano, Roma, Firenze e Torino a brevissimo, e in generale il nostro obiettivo è di coprire tutte le principali città italiane, e successivamente comunque la nostra visione è quella di diventare una piattaforma sud-europea di riferimento per questo modello, e quindi abbiamo in piano l'espansione in altri paesi da questo punto di vista. Sì. Un progetto molto ambizioso e che sta andando per la strada giusta. Sì, certo. Sì, ad oggi è molto intensivo da un punto di vista di capitale, appunto acquistando e vendendo immobili. Abbiamo raccolto in poco più di un anno più di 20 milioni di euro. Siamo cresciuti molto anche a livello di struttura, siamo partiti con 2 persone, adesso siamo più di 30 persone. E quindi sì, diciamo, ci sono tutte le premesse da questo punto. E allora, visto che comunque la tua è una realtà imprenditoriale, una startup che è di successo, diamo un consiglio a coloro che hanno un'idea, un'idea magari che sta prendendo pian piano forma, ma manca il coraggio di intraprendere certo. un percorso imprenditoriale. Cosa vogliamo consigliare a queste persone? Allora, diciamo che a chi vuole fare questa scelta di campo, perché poi di questo si tratta, mi sentirei dare 3 consigli dal mio punto di vista. Il primo è che ci saranno sempre dei dubbi, una scala un po' di grigi, no? Quindi a un certo punto bisogna buttarsi, farlo, e quindi questo è il mio primo consiglio immediato. Il secondo consiglio che mi sento di dare è di sempre, soprattutto nel primo anno di attività, valutare e ripensare il proprio modello di business in ottica un po' flessibile e opportunistica, perché poi alla fine ci si rende conto delle opportunità di mercato e di come intercettare un bisogno del consumatore o di un'azienda solo una volta che si testa, quindi bisogna essere molto flessibili da questo punto di vista. Il terzo consiglio che mi sento di dare è il valore delle persone, soprattutto delle prime persone, perché poi alla fine il successo, secondo me, di un'impresa, di un'attività imprenditoriale è largamente determinato dal fatto di saper fare execution molto bene di quell'idea, e questo lo si fa solo se e soltanto se hai delle persone che ti affiancano, valide, che sono coinvolte e motivate dal progetto e lo condividono. L'importanza del team. Esatto, corretto. Allora, giovanissimo ma con le idee assolutamente chiare. Grazie Giorgio Tinacci e grazie Casavo. Grazie a voi, grazie a voi.